Ciao. Allora, stasera ci trucchiamo con le more e la rapa. Ok. Ho fatto questa parte. Adesso facciamo quest'altra. Mi piace quei insetti, ho paura di loro, ma mi piace guardare. Ma vogliamo cominciare con il mostrarvi un mangiatore di piante, come questo ortottero corazzato. Guardate cosa abbiamo qui. Un grazioso corpice morbido. Questi insetti possiedono solo delle piccole ali rudimentali, troppo piccole per riuscire a volare. Li usano solo come richiamo d'amore, strofinandoli. Guardate qui. Sfregandoli. Producono un richiamo per altri della stessa specie e se sono fortunati trovano un compagno. Qui sull'articolazione, sulla parte anteriore della zampa, potete vedere un piccolo buco. È attraverso questo ricettore che captano i suoni emessi dagli altri insetti. Incredibile, guardate queste antenne. Guardate che colore spettacolare, bellissimo. Vedete qui sotto che belle tonalità. Come rimel. Si chiamano ortotteri corazzati e il loro nome deriva dalla fantastica corazza che ricopre il loro braccio. È simile alle armature usate dai gladiatori. È ricoperta di aculei e li protegge quando stanno su una pianta a mangiare foglie. Queste grandi zampe lasciano credere che siano in grado di compiere salti incredibili. In realtà sono molto tozze e lente e consentono di fare solo piccoli salti che non coprono grandi distanze. Venite con me, ho trovato qualcosa di speciale. Brachytrupus membranaceus. Il grillo più grande del mondo e il più rumoroso. Pare che sia possibile sentirlo anche a 1,5 km di distanza. Produce Mascara. questo forte suono strofinando e Adoro stridendo. questa mascara. Incredibile. Ora capisco perché fa tutto questo rumore. Guardate le grandezze dell'ali. Guardate che zampe, che potenza. I suoi calci si fanno sentire. Osservate le aculei che si trovano qui sotto. È veramente incredibile. Date un'occhiata a quanto sono lunghe le antenne. Grazie a loro può avvertire tutto ciò che lo circonda. I due organi sensoriali che si trovano sull'addome sono molto sensibili e Poi possono con la captare rapa. ogni più piccola vibrazione. Questo insetto è onnivoro. Si nutre di vegetali e di pezzi di animali a seconda di ciò che capita. L'Africa è il posto ideale per andare a caccia di insetti e il modo migliore per catturarli è usare un classico retino. Un po' di blush naturale. La rapa serve quella fresca. Vediamo se questa mi tiene di rossetto. Questo è un menone. Ha delle mandibole enormi. Ti sta mordendo. Il mio orso potente. Che splendidi colori. Wonderful colors. Questi colori sono un segnale di avvertimento. Il menone secerna un liquido dalle articolazioni delle zampe. Si tratta di una sostanza che irrita la pelle e che provoca grosse bolle. Decisamente fastidioso. Produce anche il cantabile, usato come stimolante sessuale.
una specie di Viagra naturale. In genere noi usiamo il termine insetto per indicare truccati con rapa, ma ognuno è diverso da noi. E le more. Si può mettere le more anche sulla labbra, vediamo. Due insetti che sembrano molto simili. Infatti sarebbero identici se non fosse per loro fuori. Entrambi hanno una bocca molto sporgente, proprio come questo ultimo. Ecco invece un disverco. Questo insetto si nutre di sé, entrando all'interno di essi con un altro. Li mettono invece in fila la siringa nella preda. Si prova con un altro. Poi metti un gloss. E succede le sostanze e sei truccata bio, ecco, tutta naturale. Va bene ragazzi, vi saluto e vi mando un bacione a tutti quanti. Ciao.